Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mancano circa 10 giorni alla chiusura del calciomercato invernale. Per ora tutto tace, vuol dire che la Juventus è ferma. Le parole di Palate ci sono queste, cioè quello che la Juventus è a posto così, al massimo sta sbagliando dei discorsi in uscita, beh, posso pensare alla piazza che è avvicinato molto al Cagliari, ci può pensare anche ad altro, però è anche la verità che dopo quello che è stata la cessione di Mandzukic, c'è quella che dovrebbe essere quella di piazza, probabilmente le parole di Palate ci sono vere. Ora, io tendenzialmente non credo mai alle parole di nessuno di quelli che parlano a favore di Juventus, perché la Juventus non ha nessun obbligo in qualche modo a dire la verità di fronte ai giornalisti che spesso ci campano. Quindi, fino a quando le cose non sono definitive, è anche giusto che la Juventus si riservi di non rispondere o comunque rispondere in modo vago, senza dare informazioni precise. Questo è sempre stato fatto così. Ricordo Marotta con il discorso di Higuaín, fino a chiaramente i discorsi più recenti. Cosa penso però di, non tanto di queste parole, di quello che dovrebbe fare la Juventus? Ora, io chiaramente non vado in nessun modo a prendere il posto di Paratici, ci mancherebbe, però sicuramente molti di voi, qualcuno di voi mi ha anche chiesto anche in pagina di parlare un po' per quanto mi riguarda, per quelle che sono le mie opinioni, specialmente sul discorso Emre Can ed è quelle che potrebbero essere secondo me l'evoluzione del mercato con Emre Can ceduto che secondo me, e qui lo dico, andrebbe ceduto, perché credo che sia una situazione paradossale. Andiamo un po' con ordine. Io vorrei anche ripercorrere quelli che sono i passaggi di quello che è stato un divorzio in casa tra Emre Can e Juventus. Tutto nasce con cosa? Con quelle che sono potenziali promesse fatte lo scorso anno, prima dell'arrivo di Sarri, di continuare tra Juventus e Emre Can, un rapporto che lo scorso anno è iniziato benissimo, con Emre Can che al di là dei problemi di salute e quant'altro ha giocato molto molto bene, secondo me molti sminuiscono il tutto in due partite. C'è di più, ha fatto bene per quello che ha giocato e ha sempre convinto anche in più posizioni, quindi per l'utilità. Ora, tutti, c'è solita abitudine di sputare sul piatto su cui si è mangiato. Emre Can non è sicuramente Arturo Vidal, ma credo che rispetto a quanto leggo in giro che è tacciato, spacciato per bidone, non lo sia e che siano subentrate altre motivazioni. Poi cosa succede? Arriva Sarri. Sicuramente Sarri lo ha bocciato, perché sapevo che Sarri è abbastanza selettivo. E ha bocciato lui perché, un po' perché effettivamente c'era qualcuno pur da bocciare, visto che era molto ampia la rosa a centrocampo. È anche vero che per altri motivi l'ha bocciato e ha preferito altri giocatori, tra quelli, tra cui specialmente quelli appena arrivati, Ramsey e Rabiot, da inserire appunto nella lista Champions. Di lì sicuramente si è spezzato qualcosa. Cioè il fatto di essere una promessa, ci fosse una promessa a favore di Emre Can fino a 2 mesi prima, in 2 mesi è cambiato tutto quanto e sicuramente questa mancata promessa, che, come ripeto, come disse al tempo, non è colpa di Sarri per quando si è preso le responsabilità di quelle che sono le scelte sue, quanto piuttosto di quella che è stata una dirigenza che non ha saputo in quel momento dare a Sarri una rosa che fosse giusta nei numeri, cioè in modo che non dovesse in nessun modo escludere, perché poi è facile far ricadere la colpa su Sarri, ma in questo caso mi sento dire che Sarri è stato un po' capro espiatorio di una scelta difficile che doveva comunque fare. Qualcuno in qualche modo va a rimanere fuori da quella lista. È stato Emre Can per i motivi che ho detto prima, cioè ci sono due nuovi, non posso escludere i nuovi, altrimenti sarebbe una bocciatura di quello che è il programma di mercato degli Juventus. Da qui nasce la spaccatura, non nasce dopo, non nasce quando Emre Can rilascia certe dichiarazioni, nasce prima, nasce con questa decisione. Poi chiaramente Emre Can si è comprato male, questo va anche detto, male perché non doveva rilasciare pubblicamente dichiarazioni, per quanto fosse sicuramente provato, dispiaciuto, posso anche capire, effettivamente un giocatore di quell'età che ha fatto una buona annata, che stava crescendo, si trova bocciato. Poi tutto ciò che viene dopo è conseguenza diretta di questa cosa qua. Le prestazioni sono poche, poche ma e male. Male perché chiaramente chi gioca poco gioca anche tendenzialmente male, non perché sia brocco, ma perché sicuramente non ha avuto modo di integrarsi bene come gli altri. Andiamo a pensare che tutti i giocatori quest'anno, tranne quelli magari un po' più rodati, molti giocatori hanno avuto serie difficoltà ad ambientarsi col nuovo modulo, il nuovo modo di giocare di Sarri. Quindi non mi stupisce che uno che gioca quello col minor minutaggio dopo Pinsoglio abbia di questi problemi, non mi stupisce. Ora, chiaramente, secondo me tutto ruota intorno a Emre Can, perché se Emre Can è un problema adesso, non vedo perché sia in qualche modo necessario crearsene di nuovi con l'entrata di nuovi giocatori, l'esclusione di ulteriori giocatori dalla lista Champions. Ora, magari uno può pensare, diciamo, Vivaio, gli under 22, 21, ok, però diciamo che sono discorsi abbastanza tiratini. La realtà è che fino a quando non cediamo qualcuno di importante, per un discorso prettamente di bilancio, quindi anche per sistemare il bilancio, ma un discorso, secondo me, molto più terra-terra, è quello delle liste Champions, per una fase finale molto importante, non se ne esce. Quindi è un po' come parlare con, beh, molti dicono mettere in mezzo il famoso scambio Bernardeschi, Rakitic, molti l'hanno tirato fuori, e gli è stato chiesto anche a Paratici, ha detto Paratici che l'interesse iniziale come sondaggio è stato fatto in estate, quindi lascio di intendere che quello che è stato detto da agosto in poi sia vero.
ma non è stato detto quanto sia vero per quanto riguarda l'attualità. Ora non sappiamo, non voglio mettervi cifre perché sicuramente sono cose campate, non dico per aria, ma comunque non stabilissime come ipotesi. Però tutto ciò, quindi o si ragiona in uno scambio, in tal senso potrebbe essere una soluzione effettivamente buona, una soluzione che comunque terrebbe fuori Imre Can, che ormai è fuori, o comunque al netto di questo è impossibile in qualunque modo agire per quanto riguarda il calciomercato in entrata, perché Imre Can secondo me è veramente la chiave importante, anzi contando che potresti in qualche modo cedere a Imre Can, avresti comunque il problema di tenere fuori uno, perché come è successo per l'andata, per i gironi di Champions League, scusate, succederebbe anche adesso. E chi sarebbe quest'uno? Gli infortunati, ragazzi, stiamo recuperando gli infortunati, che dire che Chiellini, li stiamo veramente recuperando, pertanto recuperare questi giocatori porterebbe una rosa a pieno e quindi avresti il problema di escludere qualcuno. Chi escludi? Visto che Imre Can in qualche modo è uscito, vediamo. È un po' difficile. Io credo che a questa Juventus serva, e lo dico con molta onestà, serva qualcuno, non perché sia una rosa stretta, quanto perché la rosa ampia lo è numericamente parlando, non tanto come dire, non tutti i buchi sono riempiti in modo perfetto con uno che ha un sostituto che può alternarlo, perché ci sono giocatori molto diversi. Pensiamo all'attacco, si può fare l'attacco in diversi modi, e questo da una parte è un bene perché hai alternative diverse, e da una parte è un male perché non ha mai il sostituto di. Quindi ogni volta che si fa male uno devi mettere un qualcosa diverso che vada a ricollocare tutti i giocatori. Quindi questa cosa è una cosa importante. Poi perché effettivamente tra i giocatori che abbiamo puoi averne 30, ma se ne hai 10 praticamente sempre infortunati che si ruotano, ne hai al fine 20 i giocatori. Il problema è questo qua. E se guardiamo il centrocampo d'attacco, il centrocampo di 7 centrocampisti, di cui un Ramsey che spesso si rompe, un Khedira che spesso si rompe, e già siamo a 2, praticamente siamo già a 5 e neanche a 6 di sani, Pjanic, qualcosa te lo mette qua e là, alla fine capirai che questo centrocampo è ampio per i numeri che sono stipendiati, questi giocatori che vengono stipendiati da Juventus, ma non è ampio per resistenza fisica. Pensiamo all'attacco, viva Dio che questi tre, i tre, l'HDR è sana, ma se ci mettiamo il sostituto principale di questi che è Douglas Costa, ragazzi, non usciamo più. Quindi già avere due o tre giocatori chiave che spesso sono infortunati, poi c'è Chiellini, adesso c'è Demiral, non è facile. Sono giocatori attualmente della Juventus, stipendiati. Demiral chiaramente è anche molto giovane, quindi credo che rientri in fattispecie under 22. Per n motivi è come non averli in qualche modo, e quindi forse si necessita di un giocatore. Io, come sapete, avrei tenuto tutta la vita Mandzukic come sostituto, perché Mandzukic c'era già bello che pronto. È la punta che ci serve perché ci manca presenza in area, che spesso critichiamo appunto quando non c'è Higuaín. Quindi per n motivi sarebbe stata una soluzione, secondo me, valorizzare quanto fatto prima. Perché non si è valorizzato? Non perché la Juventus vuole farsi del male, ma perché si è fatta del male perché non è riuscita a gestire un calciomercato estivo, secondo me, molto bene per quanto riguarda le scelte in uscita. Ha cercato di ricollocare dei giocatori, non un giocatore, dei giocatori che potenzialmente potevano non servire, dei giocatori che potenzialmente potevano essere scambiati con altri. Posso pensare al famoso Lukaku Dybala, non perché Dybala non serva, ma perché forse Lukaku poteva servire per fare un tridente. Tante scelte difficili che non sono state portate a termine perché secondo me la Juventus ha avuto un problema di organizzazione, in questo caso non perché manchi, ma perché chiaramente ci possono essere degli errori, errori di cui paghiamo le conseguenze adesso con i casi Mandzukic tolto di mezzo in qualche modo, ed Emre Can che fino a quando non verrà tolto di mezzo come problema, perché rimane un problema secondo me non il giocatore ma la gestione di quel giocatore, chiaramente tutto è conseguenza di tutto e quindi per ora rimaniamo con in questo limbo di cavolo, che rosa, ma ci manca qualcosina, ma non riusciamo a prendere perché. Quindi prima di fare i ragionamenti in questi 10 giorni, difficilmente fare i ragionamenti, bisogna ragionare su questi casi, risolvere i casi interni per cercare poi di dare aria all'ambiente. Con aria all'ambiente si capisce cosa fare anche in entrata, potenzialmente. Tutto il resto lo rimandiamo all'estate. Per il quale con calma ci parleremo, perché parlare d'estate adesso che manca 10 giorni alla chiusura di quello invernale con il calciomercato, veramente ragazzi, di fine ansia, è tutto in evoluzione. Potrei parlare, i nomi sono sempre i soliti, Tonali, ultimamente si parla di questo, potrei parlare di attaccanti, di tutto, ma credo che sia veramente un discorso da portare in avanti quando avremo perlomeno una certezza. E come sapete, io sul calciomercato ci vado coi piedi di piombo perché sono sempre molto scettico di chi fa mercato, non di pratici, di chi mi parla. E sui giornali, se anche Di Marzio possono sbagliare, penso al resto che sbaglia molto di più. Quindi sempre molta attenzione e mai illudersi, perché poi quando ci si illude si fa la scelta sbagliata di dar la colpa a pratici. Ma che ne sappiamo noi che effettivamente quello che ci viene detto sia vero? Attenzione. I commenti qui sotto, come sempre. Forza Juve, alla prossima. Siamo sempre qua, storie in bianco.
posso raccontare.